Ciao a tutti, sono Marco Vigilini, approfitto di questo momento per raccontarvi che sarò presente a Didacta. Didacta è la più importante fiera internazionale relativa al mondo dell'educativo e si terrà a Firenze nelle giornate dal 27 al 29 di settembre. Rispetto alla data di pubblicazione di questo video, fra poco meno di una settimana, presso la Fortezza da Basso. Se andate sul sito di didacta.it ci sono tantissimi workshop. Purtroppo devo darvi una buona notizia ed una cattiva notizia. La buona notizia è che ci saranno tanti workshop in cui si parlerà di learn by doing, pensiero computazionale, realtà aumentata, virtual reality, tinkering, stampa 3D, digital literacy e quant'altro. La brutta notizia è che tutte queste cose le potrete seguire nel laboratorio che avrò la fortuna di condurre, attraverso lo strumento conosciuto dai vostri ragazzi, Minecraft Education Edition. Ovviamente non è una cattiva notizia questa, la cattiva notizia è che avremo soltanto un'ora a disposizione e per provare a guardare un po' più attentamente le potenzialità di questo strumento, un'ora è assolutamente molto poca e insufficiente. Il mio invito quindi è quello di ovviamente di far girare questo video, di condividerlo perché così magari altri insegnanti che sono sul territorio possono iscriversi a questo laboratorio oppure fare richiesta di partecipare. E dicevo quindi di condividere questo video, ma soprattutto di vedere quelli che abbiamo già pubblicato relativi a come muovere i primi passi con Minecraft Education Edition in modo tale da ottimizzare le tempistiche, quei due workshop che terrò nella giornata di venerdì 29 settembre. A questo punto invece approfitto perché vorrei farvi io una domanda, cari insegnanti che vi siete iscritte ai miei workshop. Volevo sapere se avete già detto, comunicato ai vostri ragazzi a scuola che andrete a seguire un corso che proverà a raccontarvi come si può utilizzare questo videogioco Minecraft all'interno della scuola. Mi interessa sapere le reazioni dei vostri studenti, ovviamente. Ho già, diciamo, qualche idea, io ce l'ho. Vorrei conoscerle da voi. Ultima cosa, però per dirla devo andare a Firenze in un mondo Minecraft. Eccoci. Avevo dato istruzioni al mio robottino di condurmi a Didacta. Il risultato è che ci siamo persi. Credo che siamo sulla strada giusta, ma nel caso in cui noi trovassimo alla fine la strada per Didacta, potete aiutarmi con il linguaggio di programmazione visuale che vedete qui alla mia destra a riprogrammare il mio robottino e permettermi almeno di tornare poi a casa? Grazie mille, vi aspetto a Firenze.